Abbiamo una normativa che è iniziato nel 94 a cercare di razionalizzare il servizio. Siamo quasi 30 anni dopo, ma nulla è cambiato. Lo spreco non fa bene al pianeta e per gli esperti la risorsa è mal gestita. Su 8,3 milioni di metri cubi d'acqua immessi ogni anno negli acquedotti italiani, il 40% va perso. Tubi vecchi, perdite, errori, allacci abusivi, poco controllo e scarsi investimenti. In Liguria il 27% dell'acqua non arriva ai rubinetti. Per Valsecchi il problema in testa a tutto è uno solo: garantire ricavi ai gestori. Che è la negazione di ogni logica economica d'impresa, vengono fatti i conguagli di costi per garantire il profitto. Conguagli di costi legati al maggior costo dell'energia, ai minori consumi. Tutto sommato, noi stiamo pensando di ridurre il consumo idrico, ma nello stesso tempo non spieghiamo ai cittadini che il minor consumo idrico sarà un maggior costo per l'utente. In Italia il 99% della gestione del servizio idrico è in mano pubblica, ma se il punto chiave resta la distribuzione dei profitti, qualcosa non va. C'è una privatizzazione sostanziale, dice Valsecchi, bisogna tornare, spiega, alle regole costituzionali di funzione dei servizi pubblici. L'acqua non emerge perché è il servizio che emerge, perché l'acqua non viene pagata, viene pagata la gestione, però il principio è quello, non deve essere uno strumento per produrre profitti. Spesso si dice che i cittadini devono essere più consapevoli, ma che dire della responsabilità dei gestori, per esempio su un tema come quello del riuso delle acque depurate? È data da una direttiva europea del 2000, sono gravemente inadempienti i gestori e gravemente inadempiente anche la scelta politica sia dell'ente di governo, cioè città metropolitana, sia la poca sensibilizzazione a chi partecipa alla città metropolitana, vale a dire le amministrazioni comunali.